Il padiglione svizzero è una piattaforma aperta che invita il pubblico a un viaggio alla scoperta delle eccellenze svizzere: l'agricoltura, l'industria agroalimentare, la cooperazione allo sviluppo, l'educazione, la cultura, il turismo e i trasporti. L'obiettivo è far riflettere i visitatori sul rapporto con il consumo attraverso la visita delle torri del padiglione, colme di prodotti tipici. Sarà il senso di responsabilità di ogni visitatore a stabilire quanto resterà per chi viene dopo e per quanto tempo, come ci spiega il capo comunicazione del padiglione Andrea Arcidiacono. Il cuore del padiglione svizzero è costituito da 4 torri riempite di prodotti alimentari. Abbiamo caffè, mele, sale ed acqua. I visitatori possono servirsi di prodotti, pensano però anche agli altri, o dovrebbero farlo, proprio perché le torri non saranno riempite. E se io prendo troppo, ne rimane troppo poco per gli altri. Con questa esperienza che ogni visitatore vive, può confrontarsi con il tema degli sprechi alimentari ed anche poi pensare come nella sua vita quotidiana può cambiare il proprio comportamento per contribuire a una ripartizione migliore delle risorse. La particolarità di queste 4 torri è che non saranno riempite, le torri sono costituite da 4 piani. Il piano su cui ci troviamo adesso, una volta che sarà svuotato, la piattaforma sul quale poggiamo sarà abbassata al terzo piano e via dicendo poi al secondo, al primo, fino a quando le torri saranno completamente vuote. Ci troviamo nella Torre delle Mele, un prodotto svizzero, sono mele provenienti da diversi tipi di mele, mele bio, mele ad alto fusto. Con il messaggio delle mele, con la Torre delle Mele, vogliamo lanciare il messaggio della biodiversità, dell'importanza di un'alimentazione sana. Anche in questa torre i visitatori possono servirsi. Saranno loro a decidere fino a quando questi prodotti, queste rondelle di mele, come gli altri prodotti delle torre, dureranno. Quindi è una sorta di supermercato responsabile in cui ci troviamo queste torri, noi diamo delle indicazioni per poter fare la visita, poi ogni visitatore decide, ognuno è responsabile, è una sorta di slow education per invitare insomma il pubblico a riflettere sulla lotta agli sprechi alimentari e sul sviluppo sostenibile. Ci troviamo appunto nella Torre del Sale, sale delle Alpi, anche un prodotto estratto in Svizzera. Con il sale vogliamo lanciare il messaggio dell'equilibrio, l'importanza di un'alimentazione equilibrata, vale a dire di non abusare troppo del sale e anche poi di far riflettere su quei paesi, quelle popolazioni che non hanno abbastanza sale. È tutta una questione di equilibrio e questo è il nostro messaggio che lanciamo ai visitatori nella Torre del Sale. Ecco, qui ci troviamo nella Torre dell'Acqua Potabile, abbiamo appunto delle fontanelle con acqua potabile di Milano Blu, il visitatore prende il suo bicchiere, si serve d'acqua, si disseta dopo una lunga giornata all'Expo e poi porta con sé il bicchiere come ricordo del padiglione svizzero dell'Expo, anche come diciamo messaggio per un consumo d'acqua potabile, per una riflessione sulla ripartizione dell'acqua, una risorsa rara.